Ora, col suo permesso, dal suo naso usciranno due uova. Guardi, la mia mano è vuota. Bravo! Ecco il primo uovo! Soddisfatto? Adesso ripetiamo l'esperimento. Attenzione, attenzione, professore, attenzione! Ed ecco il secondo uovo! Ecco. Nel film Angelo Azzurro, del 1930, Kurt Gerron, attore, regista, cantante tedesco di origine ebrea, interpretò il ruolo dell'illusionista Kiepert a fianco di Marlene Dietrich. Egli non poteva immaginare allora, nemmeno lontanamente, che durante la Seconda Guerra Mondiale, 13 anni dopo, sarebbe stato arrestato e poi deportato nel campo di concentramento di Terezin, che i nazisti trasformarono in un campo di rappresentanza, col quale mostrare l'immagine posticcia dei campi come di un luogo felice e confortevolmente organizzato. Oggetto di controllo anche da parte della Croce Rossa Internazionale, per la quale Gerron, per ironia della sorte, fu obbligato ad allestire, stavolta da vero e proprio prestigiatore, la grande illusione di un film di propaganda, in cambio forse dell'implicita promessa fattagli di avere salva la vita. Ora sei in ballo e devi ballare. Così, tra il 16 agosto e l'11 settembre 1944, tutti i prigionieri del campo dovettero collaborare, sotto la regia di Gerron, alla realizzazione di un inganno su larga scala, con scene di eventi culturali, con una rappresentazione dell'opera Brundibar e i bambini vestiti bene che giocano e mangiano all'aperto. È l'illusione, come tecnica velenosa di inganno, ferocemente gentile, usata anche per tradire la fiducia di un solo bambino, Sergio De Simone. Un giorno, la Blokova, quella che ci aveva preso a ben volere, mi disse: vi radunaranno e vi chiederanno se volete raggiungere la vostra mamma. Voi dovrete rifiutare questa offerta senza darci veramente nessun'altra spiegazione. Dicemmo questa cosa a Sergio, solo a Sergio. Fummo radunati e questa subdola domanda ci fu fatta. Chi vuole andare a vedere la mamma, faccia un passo avanti. Era Mengele, sicuramente. Ci furono dei bambini che fecero questo maledetto passo avanti. E fra questi bambini, purtroppo, c'era Sergio e se ne andò. Se ne andò con altri 19 bambini. Nel 1945, nel Regno Unito, nella villa di campagna di Sir Benjamin Drage, i bambini superstiti, affidati alle cure di Anna Freud e della sua collaboratrice Alice Goldberger, oppongono all'inganno del male assoluto gli anticorpi sviluppati nei Kinderblock, dove i morti non facevano più paura dei vivi. Eppure quasi non crederesti ai tuoi occhi nel vedere i loro disegni, pieni di colori, pieni di felicità, completamente differenti da ciò che potresti aspettarti di vedere nella collezione di un museo sull'Olocausto. Disegni di bambini che danzano intorno agli alberi, di case serene, di cavalcate, di feste di compleanno, ed è un felice contrasto rispetto a ciò che rimane da guardare negli scaffali dell'orrore. Ci rimangono più o meno un centinaio di questi disegni, che con incredulità devi accostare alle loro orribili storie di morte, rendendo assai arduo credere che siano stati loro a disegnare quei coloratissimi compleanni. Alice Goldberger, con la sua equipe, ed i bambini totalmente privi di qualsiasi fiducia negli adulti, privi anche di un linguaggio comune condiviso, che non sia quello asciutto e mortale dei lager, addestrati alla fuga disperata davanti alla barbarie dei più grandi, insieme mettono in campo tutti gli strumenti offerti dalla psicologia infantile, dalla pedagogia e dall'arte. Per vincere questa sfida sembra davvero non poter esserci altro mezzo che non sia la potenza gentile di quella nuova scienza umana, maturata in tempo perché si potesse rimediare al rischio o forse
al disastro di una generazione di bambini certamente perduta.